Dicevo, innanzitutto vi ringrazio per questa occasione perché comunque parlare di giochi dal vivo di EduLARP è comunque una possibilità, insomma, reale di scambio. Oggi vi parlerò un po' di questo gioco che inizialmente era previsto in questo convegno dal vivo, cioè l'idea era proprio di farvelo provare. Poi ovviamente con la pandemia in corso, invece io vi racconterò un po', la mia esperienza. Che cos'è 300? 300 è un gioco dal vivo, un gioco di ruolo che ho proposto in varie sessioni. Questa è un po' la mia esperienza. Diciamo che diversamente dalle altre volte ho voluto mettere proprio come sottopancia del mio nome giocatore, perché fondamentalmente sono un giocatore, no? Si diceva ieri l'importanza di poter giocare, no? Prima di poi andare a proporre giochi dal vivo. Quindi ho messo le mie esperienze un po' dalla parte destra, lasciando un po' la mia identità come giocatore. Ho diverse esperienze, insomma, nell'animazione, sono un giocatore professionale, mi sono occupato per tantissimi anni di teatroterapia con la disabilità mentale e diciamo tutte queste esperienze poi sono andate a concludere nella mia grande passione che ho sempre avuto sui giochi di ruolo, specialmente a tema sociale. Che cos'è 300? 300 è un gioco di ruolo che prevede una modalità principalmente dialettica, ed è un gioco che ha come elemento portante la risoluzione di un problema sociale umanitario. Infatti il gioco racconta la storia di queste due cittadine che sono confinanti, a cui arriva una lettera ministeriale dove c'è scritto che bisogna collocare 300 migranti in una delle due cittadine. Quindi ci sono una serie di obiettivi legati sia al proprio personaggio sia al proprio gruppo di appartenenza. Quindi, dato un problema di base, una sfida di base, una complessità, come si diceva stamattina, di base, andiamo a proporre qualcosa di differente. Quindi la risoluzione di un problema sociale, in quale delle due cittadine collocare questi migranti. Quali sono un po' gli obiettivi del gioco? Il primo è portare alla luce alcuni stereotipi legati a questo argomento quanto mai attuale. Riflettere poi sul pregiudizio etnico e sulle minoranze e fondamentalmente attuare una comunicazione collettiva, perché ovviamente si trova in gruppo, che possa far emergere e sperimentare le complessità decisionali alla base delle criticità di ogni interazione sociale. Stamattina si parlava, no, della creazione di un conflitto, no? E come risolvere questo conflitto se non attraverso la mediazione? Quindi questo gioco lavora proprio sulla mediazione dei conflitti. Vedete anche scritti alcuni temi, che sono quelli che vengono sviluppati all'interno del gioco, come l'educazione alla cittadinanza, la lotta al pregiudizio, confronto alla mediazione, gestione dei conflitti e problem solving. Quindi diciamo che questi partecipanti restano gli abitanti di due piccole cittadine. Alcune finalità, se ne parlava anche ieri, no, delle relazioni. Una delle finalità è proprio sperimentare una rete di relazioni emotive attraverso una comunicazione collettiva. Da qui l'importanza proprio del lavoro in gruppo, no? Che da un lato proprio faccia riflettere il proprio mondo interno e permette ai giocatori di gestire e riconoscere le proprie emozioni, sia positive che negative, in un contesto con l'altro e con il gruppo. Un altro elemento importante è incentivare un pensiero critico dei giocatori, sia nella mediazione che nella risoluzione delle problematiche che emergono durante il gioco. Poi configurare una nuova cultura comunitaria. Io lavoro in una comunità per minori e all'interno di questa comunità per minori c'è una propria comunità. Poi c'è una grande comunità che è la macro comunità, che è quella di quartiere. Poi c'è un'altra grande comunità che è quella della città. Quindi la possibilità di configurare un nuovo modo di vedere le cose all'interno delle varie comunità, no? Si parla molto di comunità educanti, no? Quindi questo gioco potrebbe andare a lavorare anche sul contrasto del pregiudizio e creando uno spazio simbolico condiviso che possa portare poi all'elaborazione di un nuovo pensiero creativo. Infine è proprio ricostruire un senso di comunanza, sia attraverso le esperienze che sono vissute in gioco, ma soprattutto attraverso una riflessione sugli effetti che poi
si vanno a toccare nella dinamica ludica, specialmente nella fase finale di The Sitting. Le specifiche del gioco: il gioco funziona così, ci sono 13 ruoli replicati all'interno delle due città, con legami deboli, ossia questi personaggi hanno una scheda dove hanno questi legami non forti all'inizio, poi man mano che il gioco si sviluppa vedremo che invece i legami diventano ancora più forti. Hanno delle caratteristiche e delle motivazioni aderenti alla realtà, proprio perché il gioco è legato molto alla realtà. C'è una trama principale e diverse trame minori. Si può giocare all'interno, all'indoor, fondamentalmente volendo anche all'esterno. E ha necessità di un facilitatore e di un eventuale co-facilitatore. Il foglio di ruolo che presento ai giocatori, ci sono evidenziate alcune caratteristiche del personaggio, una breve biografia personale, eventuali relazioni con gli altri giocatori, delle informazioni sia comuni che private, l'incipit del gioco e i dubbi obiettivi personali. Perché ho scritto dubbi obiettivi? Perché in questo gioco non vengono dati effettivamente degli obiettivi personali, ma dei dubbi che il personaggio ha all'interno di questa situazione. Quindi portare a termine lo svolgimento di questi dubbi è una delle cose importanti del gioco. Oltre ai dubbi e obiettivi personali di ogni personaggio, c'è anche l'obiettivo poi di gruppo, no? Che è quello di dove collocare questi 300 miliardi, in quali delle due cittadine. Quindi da qui le proposte che poi andranno fatte. I tempi e la durata, come vedete, abbiamo 30 minuti di presentazione e di preparazione in cui si fa una presentazione del gruppo e del facilitatore. C'è un'introduzione iniziale ai giochi di ruolo e come funzionano questi giochi, il preambolo della storia e l'ambientazione. Poi viene anche dichiarata la possibilità di interruzione del gioco nel caso ci siano situazioni di portata emotiva, insomma, abbastanza intensa. La parte centrale invece prevede il gioco vero e proprio e infine un'ora, diciamo, o anche più finale, che è il debriefing e il rolling finale. Vi faccio vedere un po' come funziona questo gioco. Questa è la fase 1. I partecipanti sono divisi in due gruppi, quindi abbiamo due cittadine contrapposte con due sindaci. E iniziano separatamente un dibattito presentando i propri personaggi e dichiarando pubblicamente le proprie intenzioni. La divisione dei gruppi viene fatta casualmente. Ovviamente ognuno ha un tempo per leggere le proprie informazioni e si inizia il dibattito pubblico separato. In questa fase i giocatori, i cittadini si dividono tra chi vorrebbe accogliere i migranti nel proprio comune e chi invece li vorrebbe dall'altra parte. I ruoli di questo gioco sono molto semplici, vanno dal postino del paese al parroco, ai frequentatori del bar, sono, diciamo, personaggi molto semplici e anche abbastanza stereotipati. Cosa succede in questa fase? Che si cominciano a creare le prime alleanze, cioè a stringere le prime coalizioni. I giocatori cominciano a mettere in campo le proprie personalità e le proprie competenze totali e iniziano a mediare tra il chi sono io e chi è il mio personaggio, ossia pian piano e cominciano a entrare intanto nel gioco, diventano personaggio. Non c'è un lavoro fatto prima, ma la creazione del personaggio avviene durante l'interazione del gioco. Il personaggio quindi prende vita attraverso una composizione scenica, perché comunque ieri anche si diceva fare belle scene, no? Si sta all'interno di una scena. E cominciano ad arrivare le prime connessioni tra il testo scritto esistente, che è quello che vediamo all'inizio, e invece il testo interiore narrante. Le competenze che vengono esperite in questa fase sono l'autoregolamentazione nel parlare, il rispetto delle opinioni altrui e l'ascolto partecipato. La seconda fase invece è il dibattito politico. Gli abitanti delle due cittadine si riuniscono e si inizia una plenaria comune. A questo punto il dibattito diventa collegiale. La plenaria comune cosa comporta? Innanzitutto cominciano ad arrivare le prime divergenze ideologiche e cominciano ad essere più evidenti. C'è
È una sorta anche di evoluzione del proprio personaggio, che messo a contatto con un altro gruppo, con il secondo gruppo, scusate, porta pian piano a confrontarsi con gli altri, ossia il noi con il voi. I giocatori cominciano ad integrare le proprie emozioni con quelle narrate dall'altro gruppo di appartenenza. E le forme del dialogo cominciano ad essere più importanti, cominciano infatti pian piano a verificarsi meccanismi di potere, di autorità, di opposizione e di controllo nei confronti proprio dell'altro gruppo. La terza fase è la preparazione delle proposte, ossia si ritorna al gruppo di appartenenza per ragionare su quanto viene, su quanto è emerso nell'assemblea pubblica. E qui viene proprio chiesto ai personaggi di stilare una proposta unitaria da portare ai voti. In questo lavoro è importante molto la figura dei due sindaci, che hanno anche lo scopo di mediare le proposte e le argomentazioni dei due gruppi. A questo punto i componenti di queste due cittadine devono redigere un documento in cui chiaramente emerge la proposta da portare successivamente ai voti. In questa fase emerge spesso qualche cambiamento di strategia, legato sia all'ascolto che si è avuto prima nel grande gruppo, sia al fatto che la trama comincia un po' ad intricarsi. L'esposizione pubblica pone inevitabilmente a ricostruire o comunque a riconfermare o no le proprie scelte fatte prima. Anche qui assistiamo a una continua evoluzione del personaggio. La fase 4 invece è quella un po' più strategica, infatti i cittadini di queste due città, a coppie o a tre o a piccoli gruppi, possono spostarsi in vari spazi riservati per cercare di fare delle alleanze e influenzare il voto finale. Qui ovviamente ci sono delle tattiche molto più intime e spesso comunque vengono svelate anche i propri intenti reali di quello che il personaggio aveva. La quinta fase è la votazione delle proposte che sono emerse, e qui c'è l'accettazione più o meno positiva del risultato. Perché cosa succede? Che le proposte vengono votate e può verificarsi una delle seguenti situazioni: che la proposta di un gruppo è completamente diversa rispetto a quella dell'altro gruppo, ed una delle due quote maggiori consensi, oppure che le due proposte sono simili, come è successo per diverse volte, e si arriva così a un accordo finale molto condiviso. Oppure sussiste un pareggio tra le votazioni e si trova potenzialmente una sintesi tra le due proposte. Al termine di questa fase si assiste per il 99% delle volte in cui abbiamo provato a manifestazioni di dissenso o di consenso da parte di alcuni giocatori barra cittadini, e quindi possono comunque esistere dei dissapori dell'incomprensione. Possono comunque emergere delle dinamiche di successo e di fallimento. Devo dire che però l'esperienza regolata e accettata all'interno del gioco stesso permette comunque di accogliere senza eccessiva frustrazione il risultato finale. La fase numero 6 è quella di rolling e di briefing finale, quindi uscire dal personaggio come dicevamo ieri, riconoscere quindi le esperienze personali vissute. Che io qui faccio subito faccio una rapida carrellata perché se ne ha parlato ieri, no? C'è un'introduzione in cui si spiega un po' cosa si farà in questa ora di debriefing, anche per mettere tutti nelle condizioni di capire che cos'è. Poi c'è un richiamo al gioco, ossia si richiamano a memoria tutti i fatti del gioco e si rielaborano le aspettative iniziali che ognuno aveva anche all'inizio del gioco, confrontandole poi con ciò che è emerso alla fine. Poi si confrontano un po' gli effetti del gioco su se stessi e anche sugli altri, quindi i cambiamenti che ci sono stati, le sfide, se si è portati a termine cosa si voleva fare, cosa è cambiato durante il gioco, i fenomeni anche di azione e reazione tra i personaggi e anche proprio i cambi di prospettiva. Infine la realtà, ossia il popolo si sposta sugli aspetti sociali della vita quotidiana che l'ambientazione del gioco ha proposto, ossia realmente
si potrebbero applicare certi effetti. È possibile che poter utilizzare certe dinamiche del gioco anche nella realtà. E infine l'applicazione, ossia si producono dei principi importanti che si sono appresi durante il gioco che potrebbero essere applicabili nella propria esperienza di vita. Cosa osserviamo? Siccome parliamo di formazione, da educatore e da animatore, durante il gioco ci sono degli elementi che sono osservabili e che sono molto importanti. La comunicazione, in che modo i giocatori comunicano? C'è qualcuno che comunica di più, qualcuno che comunica di meno, in che modo vengono prese le decisioni? C'è un leader, il gruppo prende una decisione insieme spontaneamente, oppure c'è qualcuno che spinge di più per un certo tipo di decisione? Il pensiero strategico, come si muove il gruppo? Ha indicato una strategia personale oppure c'è qualcuno che tende a portare avanti la propria strategia? E poi elementi di negoziazione, no? In che modo le dinamiche del gioco vanno a lavorare sulla motivazione, sulla negoziazione, in che modo negoziano? Attraverso un modo pacato, per esempio, oppure attraverso un conflitto che può comunque generarsi. Il time management, questo gioco ha, come avete visto, delle fasi che sono comunque scandite temporalmente. Quindi in che modo usano il loro tempo? Magari si soffermano di più a parlare, c'è qualcuno che parla di più, il tempo a disposizione non è necessario, il gruppo arriva solo verso la fine ad una decisione. E infine la leadership, come dicevamo prima, e il teamwork, in che modo il gruppo lavora e riesce a gestire eventuali elementi di leadership. Vi lascio con questa suggestione che dice che il gioco di ruolo dal vivo, se da un lato vuole far riflettere su temi più o meno attuali e complessi, dall'altro intende sviluppare quelle modalità di gioco e di ruolo di interpretazione che in maniera proattiva, sperimentale e condivisibile vanno ad innestarsi sul discorso delle competenze, delle capacità inespresse e del valore educativo che proprio nell'ambiente ludico possono trovare una nuova e originale articolazione. Io sono stato molto veloce perché ho visto che il tempo a disposizione era poco. Se volete poi vi posso lasciare le slide per comprendere un po' meglio. Se avete domande sono ben lieto di rispondere. Scusami Piero, ma sono stato velocissimo. Ma guarda Luigi, grazie, anzi scusami tu se siamo andati un po' lunghi, forse ecco, anche per i tuoi impegni, però come hai visto ci sono state tantissime domande in mattinata, il tuo gioco è interessantissimo, io spero che ci sia la possibilità di fare un evento anche dal vivo al più presto e che ci sia modo appunto di provarlo come era stato pensato all'inizio, la prima volta che ti ho telefonato dicendo facciamolo e poi vabbè, è successo quello che è successo, perché anche questo evento lo stiamo progettato da più di un anno, penso. Allora, le domande che ho visto finora in chat sono più che altro molto generiche, c'è cioè, chi ci chiede ecco, se esistono dei corsi per diventare operatori di Edularco o comunque game designer, qualcuno ancora ci chiede ma a tema matematica c'è qualcosa? Ora, non so se vuoi rispondere tu a questo, ma sono appunto domande un po' generali, no? E, come abbiamo detto, cioè, praticamente si può fare un Edularco su qualsiasi tematica. Certo, assolutamente. Sulle possibilità di formazione, ultimamente sarà anche per colpa o per via della pandemia, ce ne sono diverse, insomma. Magari non specifiche sull'EduLab, ma sull'utilizzo dei giochi in ambito formativo, didattico, esperienziale. Basta, insomma, farti un giro che si trovano, insomma. Sulle tematiche, sì, diciamo che si può parlare di tutto. Il gioco di ruolo dal vivo permette veramente la possibilità di toccare qualsiasi tema, quindi certamente cosa è, sì, insomma. Come dicevamo anche ieri e stamattina, forse la cosa più importante è iniziare giocando, no? Iniziando provando proprio a mettersi nei panni lì. E poi vedere se scatta quella molla di passione in cui uno passa dall'essere giocatore all'essere formatore, no? Perché comunque qualcosa deve prendersi, no? Oppure puoi tranquillamente rimanere un fantastico giocatore di giochi.
Però ci deve essere ovviamente questa, deve scattare questa molla di capire intensamente che il gioco di ruolo ha delle peculiarità e ha una grandissima potenza e attraverso la propria esperienza personale dire, vabbè, ok, allora provo a passare un po' dall'altra parte, provo a far giocare, perché comunque la mia esperienza mi porta anche. Vuoi per conoscenza di dinamiche di gruppo, vuoi perché sono un formatore, a quel punto si mettono insomma le due competenze e poi si va. Sono perfettamente d'accordo con te, Luigi. Bisogna prima intanto giocare e vedere come quello che si prova, anche perché, ecco, adesso magari quello che diceva anche prima Francesca, io parlo da glottodidatta, sappiamo che l'emisfero destro del nostro cervello è quello delle emozioni, se lo risvegliamo, no, anche lì, insomma, per l'apprendimento, per l'acquisizione di quello che andiamo a fare, ecco, di passare dalla parte emotiva, emozionale, vivere un'esperienza è sicuramente, ecco, la prima cosa, no? Il primo passaggio. Ma mi chiedono il facilitatore. Allora, in questo caso il facilitatore che ero io, il mio compito un po' era quello di dare i tempi al gioco, ok? E osservare un po' le dinamiche che avvenivano sia all'interno dei due gruppi che nel gruppo grande. Tenete presente che i due personaggi che sono i due sindaci delle due città, anche loro erano facilitatori, diciamo che a loro veniva dato il compito proprio di mediare e gestire le varie assemblee, che è un compito insomma non semplicissimo, quindi c'erano questi due personaggi che avevano un ulteriore compito in più, che era quello di gestire i due gruppi. Diciamo che il compito del facilitatore, quindi in questo caso il mio, era solo un'osservazione, raramente insomma io intervengo, cioè non intervengo quasi mai all'interno del gioco, in questo caso solo per dare dei tempi. Poi vediamo un po' se c'è un'altra domanda. Questo io l'ho giocato sia con ragazzi delle superiori, ma anche con altri gruppi, sono più tutti di riferimento, può essere sì, anche giocato con sicuramente con adulti, con gli insegnanti, perché comunque diciamo che possono cambiare un po' forse i contenuti e le modalità di espressione, no? Però comunque è un grosso esercizio di mediazione e di ascolto dell'altro e di mettersi nei panni dell'altro e scoprire anche E alla fine sì, siamo tutti comunque presi positivamente, no? Da questo fenomeno che può essere quello di migrante, però poi si scopre mentre si gioca, vuoi perché hai un personaggio comunque che non è d'accordo, o comunque scopri che delle particolarità le hai anche in te e che spesso ti ritrovi a gestire un personaggio che forse a volte neanche piace, neanche ti piace, ma devi comunque portarlo avanti. Stranamente scopri anche che alcune di quelle caratteristiche ce l'hai forse un po' anche tu e allora magari puoi lavorare anche su di te.